Personaggi misteriosi, inquietanti, che nei secoli non hanno mai smesso di suscitare orrore, ma anche un morboso interesse per i cruenti gesti. Oggi vi proponiamo i 10 serial killer più efferati della storia, per modi e scopi. Figure enigmatiche che hanno agito individualmente, senza legami con cellule terroristiche o criminalità organizzata. Spesso la natura delle loro azioni è stata compulsiva, dovuta a traumi emotivi pregressi, ma a volte no. E iniziamo purtroppo con una storia italiana, quella di Leonarda Cianciulli, detta la saponificatrice di Correggio. E come si può immaginare dal soprannome, è nota per essersi disfatta di almeno un corpo delle sue vittime, smembrandolo e bollendolo con soda caustica, al fine di ricavarne sapore. Ma non solo, dai corpi ha ricavato anche cibi commestibili come biscotti che lei stessa ha mangiato. Leonarda Cianciulli, dal 1938 al 1941, ha ucciso 3 donne e il movente è la cosa più impressionante. Affetta da disturbi psichici e uno sdoppiamento della personalità, pensava che così facendo allontanasse da sé e dai suoi figli una maledizione fatta in giovane età. Nel suo memoriale infatti ha scritto: «Non ho ucciso per odio o per avidità, ma solo per amore di madre». A lui invece abbiamo già accennato in altre chart, perché è un personaggio che ha scosso e incuriosito gli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando di Ed Gein e della sua storia, fonte di ispirazione per Psycho. Tra il 47 e il 57 scomparvero 6 persone dalle cittadine di La Crosse e Plainfield, Wisconsin. Ed Gein fu sospettato della sparizione di una di queste, e durante una perquisizione nel suo capanno, il cadavere di una donna venne ritrovato appeso, dopo aver subito la decapitazione e altre mutilazioni. Ma non era tutto, la casa era un museo degli orrori. Gein dai resti della donna e di altre vittime ha ricavato soprammobili, suppellettili e con la pelle inoltre tentava di realizzare travestimenti in grado di farlo assomigliare alla madre. Andando più indietro nel tempo scopriamo un serial killer e il suo complice il cui movente non ha nulla a che fare con disturbi psichici o pulsioni irrefrenabili. William Hare gestiva una sorta di ostello a Edimburgo e insieme a Burke, veramente criminale, studiò un affare: uccidere inquilini malati o poveri per rivenderne gli scheletri agli istituti di ricerca d'anatomia dell'università. In un anno uccisero ben 17 persone. Hare confessò incriminando Burke, che venne impiccato. Lui fu lasciato libero, ma poco tempo dopo fu ucciso da un barbone che l'aveva riconosciuto come l'assassino di Westport. E torniamo nel cuore degli States per parlare di Jeffrey Dahmer, anche noto come il cannibale di Milwaukee. Dahmer è responsabile di 17 omicidi tra il 1978 e il 1991. Viveva con la nonna e temeva l'abbandono. Adescava le sue vittime per lo più in gay bar, li portava a casa e poi li uccideva prima che se ne andassero. Le vittime venivano strangolate, tagliate a pezzi, in parte mangiate, le teste o il cuore conservate in frigorifero, altre parti tenute in cantina. Condannato all'ergastolo, Dahmer fu ucciso da un altro detenuto affetto da schizofrenia. Questa invece è la storia di un apparente americano medio, uomo tranquillo, impegnato politicamente, divorziato ma amato dai vicini e ben visto dalla comunità per la sua attività di animatore per i più piccini. Faceva il clown, Pogo il clown. In realtà Gacy era un omicida seriale, provava piacere nell'uccidere giovani ragazzi, i resti dei corpi li seppelliva in cantina o nel territorio circostante. Il movente? La sua omosessualità repressa, confessata solo all'ex moglie che volle il divorzio. Gacy in 6 anni uccise 33 ragazzi, fu condannato alla pena di morte per iniezione letale. Di lui resta solo la collezione di disegni raffiguranti Pogo il clown. Ritorniamo nell'era del bastone e della bombetta in testa per conoscere l'assassino più folle e depravato dell'Ottocento, almeno a detta dei criminologi. Parliamo di Henry Howard Holmes. Questo signore, con soldi dall'oscura provenienza, si costruì una mega abitazione, soprannominata il castello, che fungeva da casa, farmacia e albergo. Bene, il castello era in realtà l'albergo di Hostel. Le stanze erano camere a gas, con porte bloccabili dall'esterno. C'era pure una camera delle torture. Gli ospiti erano topi in trappola. Holmes li gasava e li scioglieva nell'acido, oppure li scarnificava e ne vendeva gli scheletri. Lui confessò l'uccisione di 133 persone, ma quando fu arrestato la polizia trovò ben 150 scheletri. E da Holmes il numero delle vittime dei killer più efferati sale esponenzialmente, come Gilles de Rais, nobile e condottiero francese del XV secolo. Era un alchimista stregone e per la sua superstizione religiosa rapì, stuprò e uccise più di un centinaio di bambini. Un religioso gli aveva fatto credere che sacrificandoli avrebbe liberato il suo castello da un demone.
Arrestato, confessò in modo dettagliato i crimini e fu condannato a morte. È l'assassino francese più prolifico finora conosciuto. Fu il responsabile della morte di almeno 140 bambini. È inoltre la figura a cui Perrault si ispirò per il terribile Barba Blu. Se pensiamo a una tata, si pensa subito a Mary Poppins o figure dolci e caritatevoli. Londra a fine 800 invece pensava a lei, Amelia Dyer, detta Jill the Ripper, perché contemporanea del famigerato Jack the Ripper. Lei era una badante inglese che adottava bambini in cambio di denaro. Una volta a casa li lasciava morire di fame o li soffocava con un nastro di stoffa. Gli omicidi avvenivano tra una crisi depressiva e l'altra, infatti provò spesso a suicidarsi. Un giorno il corpo di un bimbo fu ripescato dal Tamigi. La polizia la tenne d'occhio e la arrestò, attribuendole più di 200 omicidi, ma si sospetta che il numero reale si avvicini più a 400. Andiamo ancora più indietro nel tempo, metà del 500, Ungheria. I signori e nobili dell'epoca godevano di innumerevoli privilegi, ma a tutto c'era un limite. Erzsébet Báthory era una contessa che conduceva una vita agiata nel suo castello e coltivava le sue passioni legate all'occulto e alla magia nera. Soffriva di sadismo e per questo rapì, torturò con vari metodi e uccise un numero alto di giovani contadine. Godeva nel vederle agonizzanti, ma non solo. Beveva il loro sangue o ci faceva il bagno, perché convinta che lì risiedesse il vero elisir di lunga vita. Arrestata dopo numerosi rapimenti e uccisioni, fu murata viva nel suo castello, dove si lasciò morire. Le sue vittime furono centinaia, addirittura da un fantomatico diario si apprende che la cifra superava le 500. E concludiamo con il più efferato e prolifico serial killer della storia, Peter Nish, che miete centinaia di vittime nelle zone tra il Danubio e il Reno. Era ossessionato dalle donne incinte, a cui apriva il ventre, estraeva il bambino e lo dilaniava. Uccise così anche la moglie incinta, strappò il cuore al bambino e lo mangiò. Le sue vittime accertate, non solo donne, furono più di 520. Quando fu arrestato fu torturato per 2 giorni. I boia gli fecero delle ferite su cui versarono l'olio bollente, gli ruppero le gambe e le braccia e lo squartarono. Ogni volta che sentiamo queste storie restiamo sconvolti e impietriti pensando che si possa arrivare a tali gesti, realtà remote dal nostro quotidiano. Ted Bundy, altro noto serial killer americano, però disse: «Noi serial killer siamo i vostri figli, i vostri mariti, siamo ovunque».